Un caloroso saluto a tutti gli appassionati di sport che ci seguono da casa e ben ritrovati in quella che è la prima partita di questa competizione. Non è più tempo di amichevoli prestagionali e dopo aver terminato il rodaggio per scollarsi di dosso la ruggine accumulata nelle gambe, si ricomincia finalmente a giocare per il bottino pieno. Una vittoria oggi sarebbe importante per partire con il piede giusto e dare ai tifosi un buon motivo per tornare a casa soddisfatti. Non una situazione facile per lui, ha dovuto commettere fallo. Lewandowski. Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. Ecco Lewandowski. Lewandowski prova a giocarla in profondità. Luca, chi pensi possa essere il giocatore decisivo oggi? Oggi in campo c'è Pedri, uno dei calciatori più promettenti del calcio mondiale. Ha una personalità incredibile per la sua età e ama prendersi responsabilità in campo. È fondamentale per il gioco offensivo della sua squadra perché dai suoi piedi nascono spesso azioni chiave. Poi è anche molto bravo a recuperare il pallone per ribaltare subito il fronte d'attacco. Eh sì, è un giocatore sicuramente in grado di decidere le sorti della partita. Il Barcellona sta cercando di spingere in questa fase iniziale dell'incontro. Va alla ricerca di un compagno davanti. João Félix ha spazio davanti a sé. Occhio al tiro! E c'è il gol del Barcellona. Smarcatissima, non c'erano dubbi che l'avrebbe messa. No, ma qui l'hanno lasciato troppo libero. Una serie di passaggi indisturbati e la difesa non ha controllato né l'uomo né il pallone. Troppo compiacenti. Con questa rete passano in vantaggio. Adesso anche tatticamente assisteremo secondo me a un incontro diverso. Questo gol ha fatto esplodere lo stadio. I giocatori saranno ancora più carichi adesso. E sbaglia malamente il passaggio. Inguardabile, che peccato. La butta via, non trova altre opzioni. La palla è già tornata in loro possesso. Qui deve tirare. Ha colpito con grande rapidità. Stop e tiro tutto in un attimo. Se lascia un giocatore così tempo di pensare, il pericolo è assicurato. Cerca spazio. La partita è ancora in bilico, un solo gol divide le due squadre. Il punteggio è quindi di 1-0. Oriol Romeu vede lo scatto e cerca la profondità. Decide di allontanarla. Tornano subito sulla palla. Ottima scelta di tempo, fa sfumare l'azione offensiva. Difesa energica e decisa. La recuperano immediatamente. Palla in avanti verso il compagno. Riceve in ottima posizione. Ci mette una pezza. E poteva sfruttare meglio il corridoio che si era venuto a creare. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. 30 minuti sul cronometro. Prova a darla profonda, nello spazio. L'allenatore non può essere certo felice di questo passaggio. Era un tentativo apprezzabile, non ha trovato l'uomo però. L'avrebbero dovuto capire che di lì non si passava. Mancava proprio lo spazio. Lewandowski. Gioca una palla lunga. Manca proprio qualità nel palleggio, il mister non sarà per niente contento. Stanno tenendo bene il pallone, un altro passaggio riuscito. La scaglia il più lontano possibile. Riconquistano subito la palla.
Ecco Lewandowski. Cerca il movimento dei suoi, prova la conclusione in porta e hanno sfiorato il gol. Fa parte del suo repertorio, ma stavolta il tiro non è stato all'altezza della sua fama. Riceve la palla, brucia l'ultimo difensore. Straordinaria motivazione da entrambe le parti. All'entusiastica azione d'attacco ha replicato una dimostrazione di caparbietà difensiva. Questo errore potrebbe essergli fatale. Accelera per smarcarsi. La difesa spezza questa azione personale molto pericolosa. Lewandowski. Brutta palla qui nella terra di nessuno. Avrà un minuto di descuento. Palla a cercare la profondità. Può arrivare in porta. Conclusione. Fuori. Non di molto, non di molto. Questa è anche l'ultima azione del primo tempo. Il primo tempo va in archivio con un solo gol sul tabellino, che al momento è quello che decide anche la partita. Negli ultimi 45 minuti però può ancora succedere di tutto. Tifosi e giocatori saranno certamente soddisfatti di questo punteggio. Ora hanno altri 45 minuti per difendere il vantaggio. Il Barcellona ha un gol di margine sugli avversari e tutto il secondo tempo per cercare di allungare il vantaggio. Nemmeno il tempo di concludere l'analisi e siamo già nel secondo tempo. Un solo gol di differenza sta decidendo il match finora. Capisce tutto e interviene con sicurezza. Allontana. Ecco Lewandowski. Sceglie di andare per vie verticali. João Félix. Lewandowski. Sbaglia il passaggio, mal calibrato. Ecco Lewandowski. Palla recuperata dopo averla persa, ma solo per un attimo. Poteva essere un'azione importante, difesa però ben posizionata. La riprendono immediatamente. Detta lo scatto del compagno con un filtrante. Niente da fare, ha perso una buona occasione. Un gol, un solo gol per il momento fa la differenza in questo scontro. E passa! C'è bella parata di Ter Stegen. Il pressing era troppo deciso per pensare di giocarla verso il compagno. 96.847 spettatori. Pallone buono per la sua iniziativa offensiva. È l'approccio giusto, devono dimostrare una certa decisione se vogliono raccogliere i frutti di azioni simili. A questo punto sarebbe inutile essere prudenti, devono spingere. Sono d'accordo con te. Allontana il pallone. Pressing molto fisico ma regolare per l'arbitro, palla recuperata. Non siamo abituati a non vedere cambi. A questo punto della partita potrebbe avere senso ricorrere alla panchina. Ottimo disimpegno, fondamentale. Una bella giocata nello spazio. Palla allontanata senza troppi complimenti. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Lewandowski ha portato scompiglio, ma la difesa è riuscita comunque a neutralizzarlo. La mette in avanti. Ottima giocata difensiva. Cambio de jugadores en el Barcelona.
Tutte e due le squadre hanno optato per il cambio. Sicuramente l'allenatore ha pensato che per difendere un vantaggio così stretto ci fosse bisogno di forze fresche, Fabio. E no, niente, è finito fuori gioco. Se va a realizzare un cambio di giocatore. Gavi. Ecco Ferran Torres. Ferran Torres! E questa era veramente una grande occasione. Sarà amareggiato. Con il gol avrebbe messo al sicuro il risultato. Riceve un pallone interessante. Roberto. Sono stati forse un po' superficiali in questo frangente. Per come si è messa la gara, devono capitalizzare al massimo le occasioni che gli arrivano. Interviene tempestivamente. Gran prova di forza, palla recuperata. Ci prova con un pallone profondo. La butta lontano dall'area. Ferma l'azione avversaria e fa ripartire i suoi. Non hanno perso tempo per recuperare palla. Ferran Torres. Ferran Torres la mette. C'è il colpo di testa! Grande intervento del portiere. Sembrava aver sorpreso tutti, ma il portiere ha fatto un mezzo miracolo. Ottimo senso della posizione, pericolo sventato. Prova a superare la difesa con un filtrante. Riesce a sfondare. Prova la punta. Bella parata di Ter Stegen. Si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro. Erano sotto pressione, dovevano vincere e hanno portato a casa il risultato. Possono ritenersi soddisfatti. Che idee ti sei fatto sulla partita di oggi, Luca? Hanno mostrato carattere, lucidità e voglia di vincere. Nei momenti decisivi di una competizione bisogna tirare fuori tutta la qualità di cui si dispone.